crack it. Bene, ritorniamo in studio per la terza e ultima parte di 105 Sport, come al solito riservata al calcio a 5, al futsal. E nell'ultimo weekend lo Sporting Sala Consilina ha messo un'altra tessera nel puzzle che porta alla Serie 1, vincendo di misura 1-0 con la Cormar Reggio Calabria. E tra poco vedremo gli highlights, ascolteremo le voci post gara del tecnico Oliva, del portiere Marchesano, poi ci collegheremo in video collegamento con Carducci, ma intanto insieme ad Angelica vediamo il quadro completo dei risultati e la classifica del girone C di A2. Polisportiva Futura Benevento 5-3, Buldocca Curso Vitulano Dragstor 2-0, Giovinazzo Canosa 3-4, Itri Aquile Molfetta 5-2, Pirossigeno Città di Cosenza Bovalino 3-0, Atletico Canicati Sicurlube 4-4, Sporting Sala Consilina Cormat Cursa Reggio Calabria 1-0, ha riposato GR Piazza Armerina. Vediamo la classifica, in testa Sporting Sala Consilina con 69 punti, la segue Pirossigeno Città di Cosenza 59, Sicurlube 42, 41 per Canosa e Ditria, Polisportiva Futura 38, Giovinazzo 36, Benevento 35, Buldocca Purso 34, Cormal Fursa Reggio Calabria 31, Dragstor Manfredonia 29, Canicati 18 insieme a Aquile Molfetta, GR Piazza Armerina 15, Bovalino 7 punti. Ecco, 10 punti estremo il vantaggio sul Pirossigeno Cosenza, lo Sporting Sala Consilina che ha meno 3 dalla promozione aritmetica in Serie A. Ma ora andiamo a vedere la sofferta vittoria ottenuta che veniva comunque dopo un tour de force come la Coppa, no? Sì, che hanno certo, vinto certo. Quindi diciamo che alla fine sono importati 3 punti. Sì, è sofferta perché è arrivata solo nel finale con una sola rete con la Cormar. Vediamo i momenti più importanti di questa gara e subito dopo le parole di Oliva e di Marchesano. Eccola, 26esima giornata del campionato di Serie A2 Girone C con lo Sporting, i campioni d'Italia dello Sporting Sala Consilina e la Cormar. Mentre invece lo Sporting Sala Consilina che adesso avanza con un gran tiro di Bocca. Posizione con Carducci che dà a Brunelli subito per Bocca il tiro. La deviazione provvidenziale del numero 17 Martino. Aspetta che salga anche Carducci, ma la palla è per il bomber Brunelli. Attenzione! Ottimo il lavoro e ancora un colpo. Perde la palla Carducci. Ne approfitta così la Cormar che se ne va di nuovo sulla sinistra. Grandissimo! E l'intervento di Bocca. Andiamo a vedere, si accentra. Il passaggio è ottimo per Brunelli. I due colossi. Vediamo a Bocca il tiro questa volta. Brunelli, vediamo là che si gira il suo destro e ancora un miracolo fuori Colomino su di lui subito con attenzione adornato il tiro sul palo. Ottimo il lavoro di Marchesano, rimettere in gioco significa fischiare grosso. Parte adesso il secondo tempo della partita tra Sporting Sala Consilina e Cormar. C'è un po' di confusione, la palla arriva a Carducci, forse tenta il suo destro, è così, Martino un po' in difficoltà, ancora Carducci, ancora Martino. Il mister, andiamo alla battuta con Carducci, il passaggio e congresso, la deviazione di Brunelli, che aveva visto la palla in porta. La Cormar con Arcidiacone che aveva fatto un numero, ma c'è Grasso, il suo passaggio per Bocca che spacca in alto. Carducci, il suo tiro, la respinta di Martino, su di lui Carducci fa un ottimo lavoro, se ne va sulla fascia, ancora per Brunelli, il suo sinistro, la bate,
Ottimo il passaggio con Bolognino, che da terra tocca la palla. Ma serve a Bolognino. Bolognino, una magia. Va Martino a terra, si devia la palla. Mister Oliva che incita. Bolognino, Bolognino, Bolognino. Prossimo ad entrare. Ottimo il lavoro di Adornato, che sulla sinistra se ne va, passa la palla centrale, il tiro. Con la sua zampata potrebbe, attenzione, riparte il Cormar, c'è il fallo e Carducci va fuori. Carducci è espulso. Doppia ammonizione per lui. Marino. Attenzione, gira la palla, Marchesano che esce, c'è un giocatore che arriva a tirare l'abate. Attenzione con Marchesano, grande Marchesano che dice di no al numero 11 Torino. Brunelli, Brunelli, Grasso, ancora Bolognino, c'è bisogno di un'accelerazione che è quella di Bolognino e c'è la rete di Bolognino. Il gran tiro, la deviazione di Grasso, Bolognino poteva tirare in porta, ci pensa Zonta, deviazione che si avvicina sempre di più al punto di battuta. La palla è per l'abate, attenzione, ancora l'altro l'abate, l'1-2, Marchesano, la deviazione e un sussulto con Grasso che adesso può tirare. Sono solo 3 secondi da questo momento, 2-1, è finita. È finita! Lo Sporting vince 1-0, una sofferta gara, la 26esima contro la Cormar. Marchesano, uno striscione, dice: non c'è birra, non c'è Cinzano, ma tutti ubriachi per Marchesano. Con questo striscione come hai affrontato questa partita? Ah, vabbè, sono stato contento per il piccolo pensiero che mi hanno fatto i ragazzi dalla tribuna e li ringrazio. Marchesano, miglior giocatore della Coppa, oggi la preoccupazione c'è stata? Oh, oggi più che preoccupazione c'è stata un po' di stanchezza. Bisogna fare un plauso a Martino, alla squadra avversaria che ha fatto delle grandi parate oggi. Noi eravamo stanchi, anche un po' rimediati, però alla fine poi si è vista la qualità e abbiamo trovato il gol con Bolognino e abbiamo portato i 3 punti a casa e questo è l'importante. Hai dato sempre la carica, hai suonato la carica per i tuoi giocatori. A un certo punto si è visto che eri anche disperato del perché la palla non riuscisse ad entrare in porta. Diciamo che abbiamo dato abbastanza minuti a persone che avevano bisogno di riposo. Il portiere avversario, come ti ho detto prima, ha fatto delle grandi parate. Ho cercato di caricarli quanto più è possibile per questa partita, che non era per niente facile, e alla fine però abbiamo trovato il gol e questo è l'importante. Insieme abbiamo portato i 3 punti a casa. Ne mancano altri 3? Mancano altre 3 partite e speriamo di dare il massimo anche quelle altre 3 partite, perché vogliamo fare bottino pieno. Marchesano, la Coppa dov'è? La Coppa è meglio che la restituiscono, perché adesso deve tornare un poco a casa. E la tua dov'è? La mia è già a casa, già sta sistemata. Mister Oliva dal Centro Sportivo Meridionale, siamo rimasti un poco tutti preoccupati. Una partita un po' particolare, insomma, che è successo? No, un po' me la immaginavo, ma al di là delle assenze, ma anche loro ne avevano diverse, anzi forse più di noi. Prima di analizzare quello che abbiamo fatto noi, concedimi prima di tutto di fare i complimenti agli avversari, perché secondo me hanno fatto una partita, una gran bella partita, ci hanno messo in grande difficoltà, quindi complimenti soprattutto a loro. È stata una partita strana, è chiaro che dopo la scorpacciata di Coppa queste sono quelle situazioni, sai, che possono capitare. Se devo dire che non abbiamo creato, no, perché chiaramente ci sono state tante occasioni dove il portiere è stato bravo, ma ti ripeto, sarebbe brutto sminuire il lavoro della squadra avversaria. Secondo me, al di là delle parate del portiere, delle occasioni che abbiamo avuto, della poca precisione che c'è stata, i meriti vanno soprattutto a loro. Quindi per quanto riguarda noi, insomma, forse la Coppa si è fatta sentire un po'.
Sì, ma Luigi, ti ripeto, insomma, sono, vedi, questo è il bello anche del nostro sport. Non bisogna dare mai nulla per scontato. È chiaro che poi ci portiamo a casa i 3 punti, perché quindi dobbiamo dire bravo, bravi ancora una volta ai ragazzi, e adesso testa alla prossima partita. Mister, mancano realmente 3 punti e 5 partite? Sì, mancano 3 punti, ma la gara di oggi dimostra per l'ennesima volta che non dobbiamo abbassare la guardia, ti ripeto, insomma, dobbiamo continuare a correre in allenamento e in partita. È una settimana di grande riflessione, poi cominciamo già a tirare, ecco, mi piaceva sentire anche le parole di quella che è stato un fine settimana fantastico, quello trascorso, una coppa che ci lasciamo alle spalle con grandissima soddisfazione e con grandissime motivazioni. Il mister, l'attimo dopo, il giorno dopo, come ha visto questo, ecco, questo primo obiettivo? Ah, la coppa, come ho già detto, è stata la ciliegina. Abbiamo messo prima la ciliegina, adesso dobbiamo prendere la torta. Felicissimo per Luigi. Chiaro che lavorare in un palazzetto come questo, gremito all'inverosimile, in una finale giocata in casa e vincerla, insomma, le emozioni sono state tantissime, prima, durante e dopo. Ed io sono contento, di tutto quello che siamo riusciti a fare fino adesso. È chiaro che il merito va a tutti, la società in primis, che mi ha chiamato ad inizio anno, ai giocatori, che chiaramente sono i principali protagonisti di quello che sono, insomma, tutto quello che chiaramente il campo ci dice. Lo staff, sono circondato da persone straordinarie, tutti hanno contribuito a questo successo, che secondo me rimarrà per tanto tempo nella testa di parecchie persone. Bene, dopo aver visto gli highlights e le interviste post gara con il mister Oliva e con il portiere Marchesano, è il momento del nostro videocollegamento. Lo facciamo con Diego Carducci, uno degli storici di questa squadra. Diego, una vittoria di misura con solo una rete a zero contro la Corma Reggio Calabria, tanto è bastato. Per se ti riesci a inquadrare meglio, Diego, vedo che non riusciamo a trovare la giusta quadra, era così. Ecco, una vittoria 1-0 con questa squadra, giunta dopo una settimana straordinaria, quella precedente che vi ha visto alzare la Coppa Italia di Serie 2. E questa vittoria forse la squadra ne ha risentito, perché ne è venuta fuori una vittoria di misura è molto sofferta, diciamo, Diego. Sì, Gerardo, buonasera a tutti innanzitutto, piacere essere di nuovo qua. E sì, come hai detto tu, è stata una vittoria sofferta, un 1-0 che forse poteva essere un risultato più largo, ma che comunque ci ha dato 3 punti, che era quello che volevamo. Hai ragione tu, sì, dopo le fatiche di Coppa non è stato facile riprendere la settimana d'allenamento, fare una settimana d'allenamento fatta bene, che poi implica arrivare al 100% il sabato, insomma. E sapevamo di non essere al 100%, sapevamo che dovevamo fare una partita di sacrificio e che non sarebbe stata facile, nonostante loro avevano delle assenze. Per fortuna... Lo Sporting però aveva delle assenze, ricordiamo che non erano della partita due pedine di un certo peso come Abdala, Gonzalo Abdala e lo stesso Stigliano, Raffaele Stigliano, insomma, sì, due sì, e quindi anche mister Oliva aveva poche soluzioni, pochi cambi, pochi ricambi, insomma. Sì, quello è vero, Gerardo, ci mancavano due giocatori, tre, con Filippo anche e Wilmar 4 che ancora non è riuscito a recuperare, quindi ci mancano 4 giocatori, e quindi questo si sente, le assenze naturalmente si sente, però sappiamo, abbiamo un roster per fare bene e a prescindere dall'assenza dovevamo fare sicuramente meglio sabato. Però comunque alla ci prendiamo questi 3 punti che sono fondamentali, ecco, sappiamo.
Quello volevo dirti, alla fine, sia pure soffrendo e con un risultato più da partita di calcio a 11 che di calcio a 5, è arrivato questo 1-0 con una magia di Volonnino, davvero straordinario, un bel cucchiaio che è riuscito a perforare Martino, che finora, fino a quel momento, era stato insuperabile. Ci avevi provato anche tu. Sì, Gerardo, sembrava che la palla non volesse entrare, sia nel primo che nel secondo tempo, mi sembra che abbiamo avuto tante occasioni per far gol. L'ho ringraziato a Lele e a Volonnino perché l'ha buttata dentro dopo tanta agonia, che sembrava veramente la palla non volesse più entrare, e nonostante l'ho ringraziato perché purtroppo sono stato espulso, chiedo scusa naturalmente, l'ho già fatto alla squadra, e comunque abbiamo vinto lo stesso, dai, è andata bene. Ecco, sì, ora siamo a meno tre, vogliamo parlare della tua espulsione. Ti ho visto eccessivamente nervoso e polemico, almeno nella prima ammonizione. Il direttore di gara già ti aveva puntato perché avevi protestato su alcune sue scelte, poi la seconda è un fallo di gioco, ci può stare, però la prima poteva essere evitata. Questo tuo nervosismo a che era dovuto? Forse al fatto che non si riusciva a segnare? Sì, sicuramente la partita era un po' nervoso, per, come hai detto te, il fatto che comunque non riuscivamo a sbloccare la partita. Però sono stato ingenuo, Gerardo, devo dirlo, sono stato ingenuo perché, come hai detto te, l'arbitro mi ha puntato. A dire la verità erano 3-4 decisioni che prendeva, secondo me, secondo la mia, ingiustamente, insomma. Perché erano tre, un calcio d'angolo che addirittura l'altro arbitro dall'altra parte l'ha ravvisato e lui non l'aveva ravvisato. Lì mi sono permesso di dire, ma si rende conto che ha dovuto segnare l'altro arbitro il calcio d'angolo, e lì ho preso la prima ammonizione. Comunque sì, ho protestato troppo, diciamo, però sono state tre decisioni in cui poteva essere un fallo laterale magari offensivo nostro e quindi un'occasione pericolosa nostra, quando in realtà dopo sono state dei falli laterali loro, insomma. Però se ti ripeto, è stato ingenuo. Certo, e quindi non sarai della prossima partita sul campo del Canicattì, quella che potrebbe segnare, Diego, questo storico traguardo. Infatti al Sporting Sala Consilina mancano 3 punti per la certezza matematica di ottenere la promozione in Serie A con qualche giornata d'anticipo sulla conclusione. Non ti dispiace un po' non esserci in questa trasferta a Canicattì, tu che sei uno che hai avuto modo di seguire tutti questi anni importanti dello Sporting? Sì, Gerardo, ti dico la verità, mi dispiace tanto e sono parecchio rammaricato per questo. Sai che è tanto tempo che sto qua e quanto ci tengo comunque al tutto. E penso comunque che potrà essere il coronamento di un sogno già da sabato, no? Perché vincendo saremo automaticamente in Serie A, e penso che sogno è la parola giusta, come ho detto tante volte, perché a pensare come eravamo 12 mesi fa, no? E a pensare come siamo adesso, sicuramente è un sogno. Ma cosa, tu probabilmente, come abbiamo detto, per effetto della espulsione sarai fermato dal giudice sportivo, ma ci dai buone notizie per gli altri tuoi compagni? Possono rientrare Abdala, Stigliano e Teramo? Confermo. Allora, Teramo probabilmente non sarà della partita, perché deve smaltire ancora una botta al ginocchio e ha storto il collaterale, deve riposare ancora. Sono invece in via di rientro Abdala e Stigliano, che rientrano da delle botte prese e dovrebbero essere arruolabili per sabato prossimo. Da valutare invece Wilmar Pereira, che sta sempre ogni giorno migliorando per tornare in campo il prima possibile, insomma, almeno giocare nel finale di stagione. E Diego, grazie Diego Cartucci per essere stato ancora con 105 Sport, in bocca al lupo per questa ultima fase di campionato, ci si avvicina al grande sogno, e si va verso il doublete, il double, e dopo la Coppa anche il campionato. Grazie ancora e buon finale di stagione a te e ai compagni dello Sporting Sala Consilina. Grazie, buonasera. Grazie a voi, speriamo di risentirci quando siamo in Serie A, dai. Certo, con piacere.
Bene, Ciao, ciao. ed ora è il momento insieme ad Angelica di andare a vedere il quadro completo delle gare in tabellone e proprio nel prossimo fine settimana nel girone C di Serie A2. Andiamo a vedere ora le gare del prossimo weekend. Bovalino, Aquile, Molfetta, Canosa, Itria, Cormar, Futsal, Reggio Calabria, Pirosigeno, Città di Cosenza, Sicurlube, Futsal, Giovinazzo, Vitulano, Dragstor, Polisportiva Futura, Atletico, Canicati, Sporting, Sala Consilina, Benevento, Gear, Piazza Armerina, riposa invece Bulldog Capurso. E sabato, al termine di Atletico Canicattì Sporting, potrebbe arrivare per la formazione giallo-verde la tanto agognata promozione in Serie A. Bene, con il prossimo turno di calcio a 5 di Serie A2, Angelica, si chiude anche questo numero di Sì, 105 Gerardo, non ci Sport. rimane come sempre che ringraziare i nostri telespettatori. Vi diamo appuntamento a lunedì prossimo alla stessa ora. Buona serata. Buonasera.